Nel corso del piano Rigenerazione Scuola nel curriculum di Scienze Naturali del secondo ciclo è prevista una sezione sulla salvaguardia della biodiversità. In ambito globale, la tutela della biodiversità, la lotta al cambiamento climatico e il contrasto alla desertificazione rappresentano temi centrali, strettamente connessi. Nell'Unione Europea la strategia del 2019, EU Green Deal, e la comunicazione della Commissione Europea Next Generation EU, insieme alla strategia europea sulla biodiversità 2030, pongono al centro la transizione verde come visione per un futuro in cui entro il 2050 sia raggiunta la neutralità climatica e tutti gli ecosistemi siano ripristinati, resilienti e adeguatamente protetti. In Italia, il Ministero dell'Istruzione, insieme al Ministero della Transizione Ecologica, hanno sottoscritto nel giugno 2022 la Carta per l'educazione alla biodiversità, per assumere impegni per la tutela dell'ambiente e della biodiversità. Il Ministero dell'Istruzione accompagna le scuole nella transizione ecologica e culturale e nell'attuazione dei percorsi di educazione sui temi dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi con il programma Rigenerazione Scuola. Le scuole, infatti, in quanto interlocutori privilegiati di giovani, ragazzi e ragazze, svolgono un ruolo fondamentale per educarli ad abitare il pianeta in modo sostenibile e per renderli partecipi e protagonisti del cambiamento. Vediamo alcuni dei principi generali e degli impegni che si trovano nella Carta per l'educazione alla biodiversità. Innanzitutto, promuovere percorsi trasformativi che favoriscono conoscenza, competenza e comportamenti responsabili e virtuosi per costruire una società attenta alle esigenze dell'ambiente e della biodiversità. E ancora, diffondere una cultura della biodiversità che promuova i diritti ecologici di tutti gli esseri viventi, in stretto legame con i principi di sostenibilità, equità, accessibilità, inclusione, prosperità e pace. E ancora, diffondere le conoscenze degli equilibri complessi del pianeta Terra, della biosfera e dei suoi ecosistemi, dei servizi ecosistemici e del capitale naturale come elementi essenziali per lo sviluppo sostenibile. Trasmettere alle nuove generazioni la consapevolezza che le risorse del pianeta sono limitate, abbandonando la cultura dello scarto e dello spreco a vantaggio della cultura del risparmio, del riuso e del riciclo. Far conoscere la bioeconomia e il sistema dell'economia circolare, insegnando a costruire i mestieri, i servizi e le imprese del futuro a zero emissioni, circolari e rigenerative, nel rispetto del valore delle tradizioni identitarie. Tutto questo e molto altro ancora nel corso il piano Rigenerazione Scuola nel curriculum di Scienze Naturali del secondo ciclo.